Arriva la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea sui debiti del nostro governo, del nostro paese nei confronti delle imprese. Come commenta questa situazione? L'avevamo detto, lo temevamo ed è questo ovviamente si è verificato perché il governo ha messo in campo azioni non sufficienti a colmare con l'enorme debito che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti dei propri fornitori per gli obblighi imposti dal governo stesso a rispettare un patto di stabilità che è una scelta interna al sistema italiano. Noi avevamo già dichiarato più volte che questo sistema non avrebbe retto al confronto ovviamente dei conti europei e questo si è verificato. Che cosa bisogna fare? Bisogna dare liquidità alle imprese. Rispettare il patto di stabilità in questa maniera è una prova insuperabile per il nostro sistema. Ricordiamo a tutti, tra l'altro, che la norma non è in questo caso europea. L'Europa impone all'Italia di rispettare dei parametri. L'Italia poi sceglie se applicare questi parametri agli enti locali piuttosto che all'amministrazione centrale dello Stato. Negli ultimi anni si è visto applicare questi parametri solamente ai comuni ed altre amministrazioni periferiche, con un obiettivo ovviamente, quello di mantenere la liquidità nelle mani del governo, e abbiamo visto poi come è finita per gli 80 euro, e invece lasciare alle imprese poche risorse per poter vedere ripagati i propri debiti. Nello stesso decreto per gli 80 euro era inserita una norma che è passata quasi sotto traccia, anzi i giornali non ne hanno dato per niente notizia, che prevede 40 miliardi di euro di nuovi debiti, di nuove emissioni di debito pubblico, di cui 20 destinati alle imprese. Di questo non è ancora arrivato nulla. Lo stesso era già stato previsto mesi fa, con il precedente Salva Italia e tutto il resto. Cioè, che cosa succede? Semplicemente i soldi che entrano in circolazione restano nelle banche. Le imprese continuano a ricevere i soldi e le amministrazioni statali sono strozzate dai vincoli del governo, che decide di far pagare questo prezzo ai comuni e quindi ai suoi fornitori. Questa è un'operazione sciacallo, è un'operazione che sta mandando a sbattere le nostre imprese. Noi lo diciamo da sempre: si rompano questi assurdi vincoli del patto di stabilità e si paghino le imprese. L'Unione Europea lo dice al governo, noi lo stiamo dicendo da tempo, continuano a non rispettare né l'una né l'altra posizione e se ne vedono le conseguenze.